Amici, buongiorno dal vostro caro Giocherellone, che oggi vi porta un titolone veramente incredibile. Vi porta il gioco di Go-Kart dei Nickelodeon, praticamente Nickelodeon, i grandi amici, né? Grandi amici che corrono a destra e a sinistra su queste piste incredibili di Go-Kart. Pronti ovviamente a rivaleggiare, pronti ovviamente a far vedere qualcosa di veramente assurdo ed incredibile. E beh, questo è il bello ovviamente dei giochi di Go-Kart, che ovviamente copiati e stracopiati da Mario Kart e tutte le sue varianti. Quindi vedete addirittura un gioco che vi porta, un gioco del tutto uscito anche in tanti formati, formato PC, formato PlayStation, veramente di tutto e di più, ovviamente che formato Game Boy Advance, perché il Game Boy Advance è stata una console veramente fantastica, un 32 bit portatile che potenziava quello che era l'hardware del Super Nintendo. Quindi pensate un pochettino, e ovviamente la Nickelodeon non si è lasciata scappare praticamente l'occasione di portare ovviamente giochi di questo tipo. Andiamo avanti, premiamo start e vediamo che cosa ci propone. Ecco qua, andiamo in option mode, vedete un pochettino grande option mode, possiamo, vedete, addirittura avere tanti ovviamente tante opzioni per farci ridere, scherzare. Race for Fun, Time of Three e le Cups sono le modalità di corsa. Andiamo a vedere, facciamo una modalità easy, ovviamente nella modalità, anzi torniamo indietro e facciamo, vedete ragazzi, dobbiamo prima sbloccare la modalità easy. Possiamo scegliere il mitico doppia faccia, ecco, allora Maria Assunta Giuliano, pigliamo lo SpongeBob, Maria Assunta Giuliano, grande amante proprio di SpongeBob, ecco qua, pigliamo lui, ecco qua la mitica coppetta, vedete abbiamo varie coppette, Maria Assunta Giuliano è tornata da noi. Andiamo avanti con questo grandissimo ovviamente gioco di corsa, ecco qua, incredibile davvero, ci siamo, Maria Assunta Giuliano, vedi un pochettino addirittura la grande corsa, possiamo addirittura, come puoi vedere, andare a prendere praticamente a fare delle cose veramente incredibili. È molto bello questo gioco, la visuale di gioco è molto molto ampia. Dobbiamo anche prendere queste specie di fiorellini che sono ovviamente gli elementi, attenzione perché possiamo sgommare, vai a saltare, abbiamo usato il maiale praticamente, come potete vedere, incredibile. Ma è un gioco vecchio, Maria Assunta Giuliano sì, ma è un gioco che mi è stato richiesto, come puoi vedere, un gioco vecchio, il vecchione della giornata. Andiamo qui sopra a vedere ovviamente cosa possiamo fare, andando a utilizzare ovviamente qualcosa di particolare, quindi stiamo attenti, Maria Assunta Giuliano. Perché addirittura le palle di caucciù da questa parte qua con Nickelodeon, vedi un pochettino, dobbiamo prendere, vedi un pochettino, possiamo fare anche la sgommatella, quindi andiamo qui sopra a prendere il regalone, pigliati ovviamente, mamma mia, incredibile, e questo è bello, è un gioco molto molto, ricordo ovviamente tantissimo Maria Assunta Giuliano, il mitico, il fantastico Mario Kart. Attenzione al pacchettiello di mamma, praticamente ci buttiamo con queste palle di bowling addirittura, però è fatto bene, sì, infatti sembra proprio un Mario Kart fatto con una grafica bidimensionale. Questa è la versione per Game Boy Advance, in realtà esistono delle versioni tridimensionali del gioco stesso, dove appunto possiamo trovare queste date. Mamma mia ragazzi, che sgommatiella, è pieto, guarda qua la bolla di sapone, Maria Assunta Giuliano, quindi veramente assurdo. Guardate un pochettino cosa sta succedendo. Ovviamente ritroviamo tutto quello che avevamo già amato in SpongeBob, ovviamente tra cui sono arrivato primo, vedi Maria Assunta Giuliano, guarda lo scimmione che non si compiace ovviamente di quello che è veramente una situazione fantastica al limite dell'inverosimile, capito bene, una situazione al limite dell'inverosimile in questo titolone che ancora oggi stupisce per questa grafica sicuramente sensazionale, come puoi vedere, e fa anche il rumore del gattino, come puoi vedere, fa miau miau. E beh, andiamo avanti Maria Assunta Giuliano, perché dobbiamo ovviamente arrivare al massimo livello. Pronta Maria Assunta, ecco qua, siamo partiti per ultimi. Ma perché siamo partiti per ultimi, Maria Assunta Giuliano? Perché il buco dell'ozono che sta nel cielo, Maria Assunta Giuliano, siamo partiti per usi e yeah, hai capito bene, siamo arrivati primi. Guarda il capoccione stella marina, molto molto belli i fondali, vedi tutti quanti disegnati a mano, ovviamente cerchiamo di prendere guarda la grande bolla di sapone alla Maria Assunta Giuliano, incredibile davvero, guarda come lo piglia, come lo blocca
praticamente questa modalità. Poi pensa che più le modalità successive vanno praticamente, ma mamma mia ragazzi, guardate come se ne corre veramente una cosa sua, il grande, ai 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 ai, mi stai facendo scoppiare la bolla praticamente, più di sti pezzi di bomba praticamente. Vedi un pochettino che cosa possiamo fare, possiamo anche saltare, pare assurda Giuliano in questo giocone, vedi un pochettino, attenzione a questa parte qua, saltiamo praticamente da questa parte qua. E guarda qui sopra cosa c'è, boom, le palle di caucciù, le palle di bowling, praticamente le palle di biliardo. Andiamo quindi da quest'altra parte qua, dobbiamo stare molto attenti. Guardate il regalone del giocherellone. Guarda qua il regalone, piedi sul bombolone praticamente. Ecco qua, piedi il bombolone del giocherellone. Mamma mia ragazzi, guardate un pochettino. Possiamo fare anche la sgommatella, possiamo fare anche la sgommatella. Vattene qui sopra e via praticamente, mamma mia. Ah, bruttissima situation. Bruttissima situation, molto molto brutta, vedi un pochettino. Con questo mitico personaggino, il personaggio che arriva ogni mattina. Ecco qua il mitico, come si chiama, il bombolone qua, qui sopra l'amico, l'amico, mamma mia, la grande vulnerabilità, guarda la grande vulnerabilità con la mappatiela, con la mappatiela. Ecco qua, pieti sti pezzi di carne praticamente che volano via, volano via. Guarda qua Maria Assunta Giuliano, guarda qua qui sopra cos'è, il bicchiere esausto. Se tu praticamente vai qui dentro il bicchiere ti vai a confondere, Maria Assunta Giuliano, cosa sta succedendo, sono primo, sono arrivato primo, ce l'ho fatta anche oggi. Perché Maria Assunta Giuliano? Perché sono molto bravo, un gioco sicuramente abbastanza facile, un gioco ci giriamo intorno, abbiamo visto di meglio, abbiamo visto di meglio, anche forse di peggio, dobbiamo dire la verità. E questo è il gioco di SpongeBob. Penso un pochettino, pronto pronto Maria Assunta. Andiamo quindi da questa parte qua, vediamo un pochettino, primi, sì, primi, gli ultimi saranno i primi, diceva qualcuno, guarda qua il terremoto addirittura, e boom, mamma mia ragazzi, qui sopra guarda un pochettino, vado a saltare per evitare ovviamente delle problematiche, qui sopra legate, legate, ah mamma mia, la sgommatiela, se tu premi accelerazione praticamente e freno potrai praticamente andare, guarda qui le palle di caucciù, guarda, piglia sta palla in faccia, ecco qua, le palle in faccia a tutta forza, ecco qua, dobbiamo dire la verità, andiamoci quindi da quest'altra parte qua, dobbiamo stare molto molto attenti, andiamo con la sgommatiela, mamma mia, se tu premi acceleratore e freno insieme vai a fare la sgommata, vedi un pochettino il granchio, il granchione, praticamente andiamo a fare una sgommatiela prendendo ovviamente tutti questi elementi e ce la possiamo fare, attenzione a questa parte qua perché si cade ragazzi, intanto ci prendiamo il tesoro della pietra azzurra, il tesoro della pietra azzurra, eccolo qua, mamma mia, per poco andavo dentro al buco dell'ozono, no, ragazzi, al primiero, guarda Maria Assunta Giuliano e dopo ti porterò poi oltretutto un gioco veramente fantastico, ti ho preparato proprio per te, ho preparato proprio per te il gioco, per chi voleva, ah dietro mi sei arrivato e mi hai fatto anche male, ho difficoltà a fare, non ho la retromarcia, vedete ragazzi il gioco a volte si blocca, come fai, non mi fai andare da questa parte qua, che cosa fai, mi sono bloccato, abbiamo trovato un bug, i bug sono degli errori di programmazione, in questo caso da quanto sono in live, da poco tempo cara Maria Assunta Giuliano, i bug sono degli errori praticamente di programmazione che spesso affliggono alcuni giochi, in questo caso mi è data l'impossibilità come avete potuto vedere di rimettermi in gara, mi si era proprio bloccato il go-kart all'interno, andiamocene quindi da questa parte qua e bello e buono, praticamente pieti sta faccia, la faccella di mamma, dentro al buco Maria Assunta Giuliano, sono andato a cadere, guarda qua un pochettino questo elemento che mi va praticamente a recuperare, dobbiamo stare attenti, andiamo a prendere la cosa di mamma, andiamocene quindi da quest'altra parte qua, vedete un pochettino, e dobbiamo stare attenti perché wow, incredibile davvero, dobbiamo attenzione a quel sacchettiello, praticamente vedi un pochettino la pallina, la bollicina, attenzione perché Maria Assunta Giulia è il grande scudo, incredibile, andiamo un pochettino in accelerazione, ma purtroppo ragazzi siamo terzi, il medusone, vedi un pochettino da questa parte qua, il medusone è veramente qua, guarda queste palle di caucciù che arrivano praticamente Maria Assunta Giuliano e siamo secondi Maria Assunta e non ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso però il regalone del giocherellone, quindi abbiamo visto i vari punteggi, Jepp Matazza, andiamo in questa parte qua, dobbiamo assolutamente vincere, ma tutti quanti, stamattina ho fatto un altro gioco praticamente che ha avuto un grande successo, è piaciuto a
tantissime persone. Stiamo parlando del gioco dell'agricoltore, del contadino. Guarda, guarda che bello, guarda, guarda lo zooming praticamente che viene fatto. Fatto bene sto gioco, e dobbiamo dire la verità, cara Maria Assunta Giuliano, dobbiamo dire la verità. Intanto però ci ha superato lo scimmiotto scimmia, cioè dove stanno? Stanno alcuni dormendo, alcuni stanno vedendo la live, ma non chattano perché non riescono a scrivere mentre mangiano, mentre fanno colazione. Avete visto Maria Assunta Giuliano? Abbiamo fatto un doppio attacco. Io gli ho mandato 3 palle in faccia a tutta forza. E lui mi ha mandato la bolla sacra, attenzione a questa parte qua, incredibile. Dobbiamo stare attenti perché dobbiamo andare a proseguire praticamente questa parte qua, ed è qualcosa di veramente incredibile. Vedi un pochettino che cosa sta succedendo qui sopra, e qui abbiamo preso il bicchiere di mamma, quindi stanno facendo colazione con i cornflakes, con le merendine, praticamente con il cioccolato, con il caffè, con il latte di soia. Ovviamente stiamo attenti a questa parte qua, andiamo ovviamente a correre, vedete un pochettino da questa parte qua. E dobbiamo ovviamente andare a fare la sgommatiella, ecco qua, guarda la sgommatiella che ti aiuta ogni giorno, mamma mia, ed ecco, oh, guardalo qua, veramente qualcosa di assurdo. Piglia il regalone del giocherellone, mamma mia, hai visto la sgommatiella, hai visto qui sopra, mi è scoppiato una ruota. Maria Assunta Giuliano, chi è davanti a noi? La scimmia, piglia queste palle in faccia a tutta forza, vai con le palle, ecco qua, mamma mia, oh, ah, purtroppo le palle non sono riuscito a dargliela in faccia, purtroppo ragazzi sono arrivato secondo anche questa volta, chi se la vedrà. No, ha vinto la scimmia, ragazzi, la scimmia ha vinto per l'ennesima volta. Ma che la Brawl Stars, forse stanno giocando a Brawl Star, non lo sappiamo ragazzi, abbiamo perso. Che dirvi ragazzi, sicuramente un gioco molto carino, molto gradevole, però ovviamente soprattutto idoneo per i più piccini. Non crediate che sia facile arrivare alla fine, molto bello soprattutto ovviamente su Game Boy Advance. Furono fatte versioni per PC, addirittura per PlayStation. Io vi ringrazio per la visione, saluto tutti voi, se non siete iscritti al canale Giocheroni iscrivetevi, YouTube e Twitch sono i principali social network, gli altri trovate poche informazioni, c'è anche il negozio dove potete comprare 207 gadget in 3 varianti, c'è anche il link a Instant Gaming dove potete comprare giochi a prezzo scontato. Ci sono i miei 3 libri in descrizione che potete comprare e leggere gratuitamente. Vi ricordo che con Amazon Prime l'abbonamento su Twitch è gratuito, mentre su YouTube i costi abbonamenti sono molto bassi. Ma ce l'hai, bro, sta così, mando il mio D. Al momento non l'ho installato su questo computer, l'ho installato sull'altro computer, quindi devi aspettare a mandarmi il mio D. No, meglio, se me lo dai, attualmente non lo posso aggiungere. Comunque, cara Maria Assunta Giuliano, farò qualche minuto di pausa e torno di nuovo con te e con tutti voi in questo canale, sul canale del Giocherellone. A tra pochissimo. Ciao!